Ma sicuramente sappiamo che il momento non è dei migliori, però nei momenti di difficoltà bisogna darci una mano l'uno con l'altro, è quello che stiamo facendo. Stiamo facendo gruppo come abbiamo fatto anche in questi mesi, anche se comunque i risultati purtroppo non sono venuti. Sappiamo che il cammino è lungo, sono tantissimi punti in palio e abbiamo il dovere e la forza, abbiamo il dovere di provare a risalire già da questa partita che comunque è difficile, comunque partite facili non ce ne sono. Quindi abbiamo preparato la partita, sapendo che il morale non è dei migliori, ma dobbiamo farci forza perché, ripeto, come ho già detto, i punti sono tanti in palio e dobbiamo farcela per forza. Noi calciatori dobbiamo essere abituati comunque a avere momenti magari di gioia e momenti un po' difficili, quindi non dobbiamo cadere dalle nuvole, si sa che il nostro lavoro può essere fatto anche di alti e bassi. Quindi. Però, ripeto, io ho questo credo, che quando siamo nei periodi difficili sarebbe troppo facile redimersi dalle colpe o altro, quindi ci siamo, dobbiamo affrontarlo e ci sono tutti i requisiti per affrontarlo e tutta la volontà del gruppo per affrontarlo, perché non penso che tutti i miei compagni sia la prima volta che succede una cosa così, quindi sappiamo come uscirne fuori, sicuramente non demoralizzandoci, non ripeto, non dando colpe agli altri, ma sapere che si può dare di più, si deve dare di più. Possono essere interessamenti di altre squadre, questo riguarda me come tutti i giocatori, poi il discorso comunque, il mio discorso era basato sul niente, quindi sono contento e felice di rimanere qui, perché comunque la società lo sa, ho appena rinnovato, quindi ripeto, lusingato che qualche squadra mi cerchi, ma alla fine rimarrò a Salerno. Giro la stessa. Ma io penso di sì, perché poi alla fine, al di là di tutti i problemi che abbiamo avuto nel girone andata, tra infortuni e squalifiche, che ha costretto magari anche il mister a cambiare uomini e modi, penso che ognuno che sta inizio campionato abbia avuto la possibilità di esprimersi. Poi le cose possono girare bene o girare male. Abbiamo fatto buone partite, partite meno buone, abbiamo vinto anche partite magari che non meritavamo di vincere. Però io penso che ognuno di noi, ovvio, deve esprimersi al meglio, sicuramente nel girone di ritorno per cercare di arrivare alla salvezza, però.